Gavino, Gavino, professore 2, ritroviamo Manuel, che Manuel troviamo in questa seconda stagione. Troviamo un Manuel quasi uguale a quello della prima stagione, nel senso che certo è più lucido in determinate cose per l'esperienza che ha fatto, che abbiamo ovviamente visto e che il pubblico ha visto nella prima stagione, nel senso che dopo un'esperienza come quella rischiosa che ha vissuto lui nella prima stagione, diciamo che acquisisci in qualche modo una sorta di lucidità che ti permette di non fare più quel genere di cose. Poi ovvio, è una persona capace di perdere la testa per qualcosa o qualcuno, quindi si troverà sempre ad affrontare delle situazioni molto pericolose e rischiose, però credo sia la sua forza. L'ho trovato molto protettivo e disponibile, disposto ad avere tanti rapporti umani, e credo sia molto bravo in questo. Quindi troviamo questo Manuel qua. La coppia Manuel Simone ha fatto veramente innamorare tantissimi fan, cioè un nickname, vi chiamate i Simuel, mi sono informata, anche qua fuori c'è un gruppetto di ragazzine, sono tutti pazzi per un professore, ma soprattutto per la vostra coppia. Perché? Qual è il segreto di questa serie, di questa storia? Credo l'autenticità di ciò che Manuel e Simone vivono, nel senso che sono due ragazzi in cui le persone possono riconoscersi, nel senso che è sempre bello, la cosa più bella della serialità, del cinema, è che il pubblico si possa riconoscere nelle storie, no? E nelle persone e in ciò che le persone vivono, quindi i personaggi vivono. Quindi mi piace pensare che appunto in qualche modo la storia di Manuel e Simone come persone, come umani, abbia appassionato tanti spettatori, proprio perché in molti magari si riconoscono in loro due e nella storia di amicizia o quel che sia che di affetto che loro hanno vissuto e che vivono. Andava abbastanza bene, non, sai, è una materia che finché non esci da scuola probabilmente non riesci ad apprezzare, nel senso che, come vediamo in questa serie qui, è una materia che ha anche della pratica oltre a della teoria, no? Cioè, se tu cerchi in qualche modo di mettere in pratica la filosofia, il pensiero filosofico di qualche filosofo, io credo che in qualche modo riesci anche ad apprezzare ciò che loro hanno detto, hanno scritto e hanno pensato. Quindi andavo bene, ma non è che mi interessavo più di tanto, ecco. Una frase, un filosofo che ti è rimasto più impresso, cioè? Allora, forse sì, Seneca, c'era il mio professore, non di filosofia ma di italiano, che ripeteva, che era un grande appassionato anche di filosofia, parlava molto spesso di Seneca, mi ricordo, adesso non ricordo bene il suo concetto di tempo, però mi ricordo che appunto parlava molto spesso del tempo secondo Seneca, ed era una cosa molto affascinante. Non mi è rimasta impressa, però forse adesso me la vado a rivedere, adesso che me l'hai detto. Un saluto a tutti i lettori di Chuck, un grande abbraccio, ciao.